Tutto il materiale audio, video, fotografico trasmesso in questo canale è prodotto con mezzi propri o con risorse web free o ancora con licenza di autori indipendenti o editori, pertanto libero da copyright. RDA Radio 1, Radio Ballerina 1, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Ehi, non ci lasciare. Restate in ascolto. Tra poco la nuova puntata di Musicando, il ballo in radio. Suoni, colori, emozioni. Quando il tuo presente ti richiama al passato, allora sei in ascolto di Radio Stap. Radio Stap, si torna al passato. La pubblicità in rete è in forte espansione. Approfittane. Entra anche tu con Radio Stap. Chiama il numero 340-7559-392. Non ci lasciare. Ciao Nando, hai letto il giornale? Occhio elettronico controlla i nostri spostamenti. E guarda qui, pagheremo il caffè con l'impronta del pollice. Per aprire la porta di casa basterà guardare con un occhio in una telecamera. Pensa che mio nipote, per accendere il cellulare, mette il pollice sullo schermo. Mi sembra un film di fantascienza, non so che dire, non abbiamo più nulla di umano. Ma non è vero, vieni con me, ti faccio recuperare per almeno un'ora un po' di umanità. Che meraviglia! Un video, un registratore a cassette. Ma guarda quanti dischi! E quello cos'è? Un Revox! Ma questo è un emittente degli anni 70, fantastico! Ma ti ricordi a quei tempi le ragazze ci aspettavano sotto la radio a farci la serenata con le chitarre? Altro che chattare con i social! Ma ricordi gli amici del muretto? Giocare al flipper nel bar? E la tua 500 dove tenevi il pallone e il plaid per andare al mare per stendersi sulla sabbia? Ma se accendi il bottone del mixer si potrebbe trasmettere come una volta? Certo, questa è Stap Radio, si torna al passato. Dai, fai partire la cassetta della sigla. In diretta stiamo per trasmettere... Cantando, ballando e musicando, il ballo in radio. Il programma è diretto e presentato da Tony Mantineo, tecnico del suono Maurizio Artesani. Vi auguriamo un buon ascolto. Buonasera a tutti, bentrovati immancabilmente con la puntata nuova di Cantando, Ballando e Musicando, il ballo in radio. Eccoci qui naturalmente senza voci come al solito, perché sabato sera, seratissima che abbiamo svolto presso l'agriturismo L'Agri La Quiete a Vallerano per la gara canora Star per una notte, poi c'era Magic Gold Star, tutti questi nomi stranieri per una gara canora che però è veramente partecipatissima da parte non solo degli amici di Musicando il Ballo e Radio, ma un po' da tutta la Tuscia, perché è una tournée vera e propria di cantanti che troviamo nella zona della provincia di Viterbo per queste serate organizzate dal gruppo Luna, che stanno veramente andando fortissimo. Poi sabato prossimo saremo ancora a Vasanello alle Pizzerie da Mario, località Le Piane, per la grande corrida sempre organizzata dal gruppo Luna, per cui abbiamo lavorato tanto sabato. Poi domenica la grande gara di ballo del Gran Premio del Lazio presso la rondinella di Palestrina, e quindi anche qui ho dovuto parlare tutta la giornata dalle 10 del mattino fino alle 4 di pomeriggio. E quindi è chiaro che questa sera, essendo qui alla radio, alla postazione centrale, a parlare ancora al nostro pubblico che ci segue affezionatamente, è chiaro che la voce ne risente, non c'è dubbio. Cari radioascoltatori, ben trovati, eccoci qui, passano le settimane ma noi siamo sempre instancabilmente a parlarvi dai microfoni di Stappa Radio e RDA Radio. Saluti a Stefano Tini, direttore di Stappa Radio, saluti anche al direttore di rete di RDA Radio 1, Roberto De Angelis. Saluti a tutti, Radio Sportiva, c'è da parlare anche di Buongiorno Roma, di questi momenti di calcio col quale noi facciamo il parallelismo tra ballo e calcio. E allora, prima di parlare e ascoltare anche qualche cosa della gara di ballo di ieri, perché c'è molto da dire, veniamo un attimo alle altre serate che ci sono, visto che stiamo anche avvicinando, scusate, sono veramente senza voce, visto che ci stiamo avvicinando anche al periodo di carnevale con giovedì grasso, sabato grasso e martedì grasso poi,
È chiaro che dobbiamo parlare anche di queste seratissime, di questi biglioni. Poi siamo anche impegnati con l'associazione Rocca Priora nel Cuore, perché il 4 di febbraio faranno un'altra serata. Vado subito nel loro sito, anzi impariamo immediatamente anche a guardare insieme quello che io vi dico alla radio. Lo potete in tempo reale visualizzarlo su internet. E come? Facile. Andate nel gruppo pubblico di Facebook Amici di Musicando, quindi abbiamo tolto Club davanti così è più facile, abbiamo ripreso il mio vecchio slogan che io dicevo ai tempi di Telesimpati quando aprivo le trasmissioni: buonasera amici di Musicando, si trova voi subito, è più facile. Per cui gruppo pubblico su Facebook Amici di Musicando, in tempo reale possiamo salutarci, i contatti, le dirette, i saluti, quello che desiderate. Lo facciamo quindi mentre vi sto parlando, così io vi indico su quale pagina dovete andare per vedere le locandine. Allora, sempre su Facebook aprite la pagina gruppo Rocca Priora nel Cuore. C'è una seratissima sabato 4 febbraio, serata live anni 60, 70, 80 con Alfredo Lo Monaco. Ovviamente sabato io non posso essere qui a Rocca Priora perché sono a Vasanello alla pizzeria Le Piane, mi dispiace non essere con voi, però manderemo le nostre modelle, le Model Dancing Fashion, che anche ieri hanno sfilato il Gran Premio del Lazio, saranno presenti a Rocca Priora. Ci sarà anche il casting, quindi faccio l'appello: se ci sono donne dei Castelli Romani, della zona di Rocca Priora, che fanno parte anche di scuole di ballo, insomma chiunque, non devono essere professionisti assolutamente, perché vogliamo donne semplici, ragazze semplici. Anzi, vi anticipo che dalle prossime settimane inseriremo anche gli uomini con i frac, con le camicie di latinoamericani, quindi insieme alle donne sfileranno anche i cavalieri, dame e cavalieri che fanno parte del contesto del ballo. Saranno presenti quindi il 4 al ristorante Antico Romano, Rocca Priora, via Roma 37. Ne stanno parlando tutti in questi Castelli Romani, Rocca Priora, Valmontone, Monte Compatri, tutte le Grotta Ferrata, tutti le zone lì vicino, di queste seratissime che si stanno svolgendo, e pertanto vi invitiamo a partecipare. 12 euro prenotazione di cena obbligatoria al ristorante Antico Romano. La serata sarà con Alfredo Lo Monaco, quindi dirigerà lui la serata di karaoke, le cover musicali, quindi abbiamo affidato a lui, a questo grande musicista, questo personaggio, la seratissima al ristorante Antico Romano, sabato 4 febbraio. Prenotate a questo numero, segnate 320 8504 471. Se poi vi è sfuggito quanto sto dicendo, andate nel gruppo pubblico Rocca Priora nel Cuore e poi ovviamente sulla pagina Amici di Musicando per seguire in tempo reale. Io ho pubblicato i banner, se qualcuno vuole i saluti ovviamente può mettere mi piace nel banner. E allora cominciamo a fare le cose con ordine, a parlare immediatamente di quello che è successo ieri. Quindi terza gara, terza competizione. Ragazzi, io devo prendere un bicchiere d'acqua, un attimo, se cortesemente mi mandate una base musicale perché ho bisogno di fermarmi un attimo.
Eccomi qui, allora vediamo se riusciamo arrivano i messaggi. Abbiamo fatto l'appello a proposito delle model dancing fashion. Mi è arrivato un messaggio qui di Maria Grazia Pastolis. Grazie Maria Grazia per, scusa il gioco di parole, per questa offerta per le model dancing fashion, perché è un'associazione che hanno bisogno veramente di tutto, di abiti, di perdonate un attimo, ecco, fatemi rispondere proprio in tempo reale, facciamo una trasmissione interattiva. Voi mi chiedete le domande attraverso la radio e io vi rispondo anche su Facebook, gruppo pubblico Amici di Musicando. Ecco qua, allora torniamo in insieme, vediamo se riusciamo finalmente a parlare. Allora, dobbiamo a questo punto parlare della competizione di ieri, terza gara del campionato a ranking del Gran Premio del Lazio, una serie di appuntamenti. Vi posso già dare la data della finale, la location, l'8 luglio sulla pista esterna del centro sportivo Rondinella, una sala esterna grandissima, bella, confortevole, pavimentata, palco, c'è veramente di tutto e di più, e faremo la finale sabato 8 luglio. Intanto c'è già la prossima competizione alla quale dobbiamo dare annuncio, prevista per il 26 di febbraio presso il Gran Salone Satirico ad Aprilia sulla via Nettunenza al chilometro 17 800. Avremo qui ovviamente la seratissima e naturalmente seratissima, voglio dire, ma più che seratissima sarà la gran finale, sia per i balli in coppia che per i balli in gruppo. Un attimo, fatemi rispondere, andiamo un po' alla base musicale. Questa sera è veramente un gran disastro essere in diretta alla radio, perché senza voce, vi giuro, è veramente difficile. Allora Tony, ma perché non la fai, lasci perdere tutto? No, perché qualcosa devo dirvi, ho tante informazioni da comunicarvi. Allora, torniamo finalmente in diretta e a questo punto possiamo continuare finalmente cantando, ballando e musicando il ballo in radio numero 93. Siamo stati veramente contenti ieri quando abbiamo aperto i cancelli alle ore 9:30 e molte persone ci hanno detto: ma che accoglienza, come si sta bene. Io mi meraviglio che molte persone, molto pubblico, quando arriva in questi gran saloni che noi consigliamo da tanti anni, dicono: ma io non conoscevo una sala così bella, ma io una sala così non l'ho mai vista. Poi adesso la sala Planet Dance Rondinella è diventata anche multimediale, perché dispongono anche di un grande schermo. Abbiamo fatto vedere in tempo reale i ballerini mentre ballavano sul grande schermo, ci sono le fotografie pubblicate sul gruppo pubblico Amici di Musicando e anche sul gruppo Fibes Roma, che è il sito della Fibes Coordinamento Roma. Lo trovate su Facebook, potete anzi richiedere l'amicizia e l'iscrizione, così siete sempre informati su tutte le attività. Allora, questo per noi è una gratificazione, e vi spieghiamo anche perché più volte, quando intervisto il tecnico federale Armando Marcelli, che fa parte del Coordinamento Roma e che è un po' lui che è una sorta di portavoce del coordinamento stesso, lui dice: la nostra scelta dei grandi saloni da ballo rispetto al palazzetto dello sport. E quindi abbiamo avuto i competitori che ci hanno fatto i complimenti perché si sono spogliati al caldo, sono stati comodi sul divanetto,
e noi riteniamo a dire a una quota di iscrizione, che poi non è una quota, è un contributo di partecipazione a parziale titolo di rimborso spese, perché sono tutte gare associative, quasi quasi, anzi lo è senz'altro, una sorta di sottoscrizione, di tesseramento per svolgere la competizione. E va detto che questa è a quota veramente popolare, con 6 euro si entra e si balla anche, per cui si riesce ancora ad un prezzo così irrisorio dare la possibilità a tutti di trascorrere una bella domenica. Però io devo fare anche una precisazione, perché le mie sono precisazioni che servono a dare informazione, e come dice Roberto De Angelis, direttore di rete, ma Tony, perché tu nel sottotitolo della tua trasmissione Il Ballo e Radio scrivi trasmissione di controinformazioni? Perché devo darvi l'informazione e anche la controinformazione. Se qualcuno vi dice qualcosa di inesatto da qualche parte, lo fa passare per buono come leggenda metropolitana, io devo assolutamente dirvi: guardate signori, ragionate, che non è così. Mi riferisco al fatto che io credo che negli appunti che do in questa trasmissione siano una sorta di tentativo di aiutare le persone a crescere sotto il profilo artistico, sotto il profilo anche qualche volta anche comportamentale. Ci sono persone che magari al solito in questi ultimi anni, 2 o 3 anni, vengono alla gara, pretendono di ballare subito, di essere premiati e di andare via. Io vi posso dire che questo tecnicamente non è possibile, perché una competizione di ballo è un rito, ci sono i tempi tecnici, c'è il cerimoniale, c'è la batteria delle gare che riguarda le diverse fasce di età, ci sono i conteggi da effettuare, perché poi il nostro meccanismo di inquadramento delle coppie e dei gruppi è abbastanza articolato, perché ci sono 3 criteri da valutare nelle coppie e 4 nei balli in gruppo. E allora bisogna essere attenti, perché oltre alla meccanizzazione del computer c'è sempre poi il fattore umano, perché tu all'interno del computer ci vuole sempre la mente umana che inserisce i dati, o meccanicamente attraverso i tasti di un iPhone, o semplicemente attraverso la dettatura o quant'altro. Signori, c'è sempre l'aspetto umano, lo abbiamo visto con le ultime disgrazie che sono accadute nel centro Italia. È venuta a mancare internet, è venuta a mancare la corrente elettrica, si è fermato tutto, e questo non è possibile nell'era della grande comunicazione. Ora dico io che sono stato dal 1975, che avevo l'antenna di casa sul balcone per fare la radio privata, ma le radiotrasmittenti, quelle classiche, i walkie-talkie, quelli esistono. Che ci vuole ad attaccare una radiotrasmittente all'interno di un comune con un gruppo elettrogeno per comunicare con le forze dell'ordine e quant'altro? Questa, torniamo alla vecchia radiotrasmittente, no? A internet, l'email, il contatto attraverso il GPS. Sì, va tutto bene, per carità, ma abbiamo visto quanto è labile. E quindi nei tempi di tecnologia, torniamo alle gare, non voglio aprire questa polemica, perché insomma noi ancora usiamo le radiotrasmittenti. Io per esempio sono collegato all'interno della radio, della direzione di gara della sala, con l'esterno, con la sicurezza, perché io sono il direttore di gara. Ecco, questo non ve l'ho mai detto, io ho una radiolina vicino al banco mio, non l'avete mai vista, però sta lì, è funzionante, attiva. È una radiotrasmittente normale, sulle frequenze quelle che sono aperte a tutti. E sono collegato all'esterno col capo della sicurezza. Se succede un qualche cosa, c'è qualcuno che viene a disturbare, oppure un inconveniente tecnico importante, io posso immediatamente, senza corrente, comunicare con l'esterno e dire: guardate che qui all'interno accade questo, mandatemi qualcuno. Ma ragazzi, lo facciamo noi che siamo veramente le ultime formiche, non si capisce perché non si può fare a grande livello con la semplice radiotrasmittente di Marconi. Anche internet ovviamente si avvale della stessa tecnologia, però è più complessa. Abbiamo visto che la volta scorsa avevo dei problemi qui di audio, qualche volta le puntate del Ballo e Radio sono un po' mozzate, no? Mancano dei pezzi proprio perché manca la connessione e non riusciamo a collegarci, che ne so, a 20 metri dove noi abbiamo il modem che ci trasmette in giro. Ora,
Questo per dire, tornando alla gara di ieri, che molte persone non considerano che c'è l'aspetto umano, che tu all'interno dei computer che servono per la verbalizzazione, umanamente ci devi inserire tu i dati, è sempre l'uomo quello che poi dirige quello che è poi la tecnologia. Se poi vogliamo robotizzare tutto, noi non ci stiamo, noi vogliamo che ancora l'aspetto umano prevalga su tutto. Ora, chiuso questa parentesi, io devo dire a queste persone, cercate nei limiti delle vostre possibilità, se potete, di venire alla gara staccando la spina, non pensare a quello che avete a casa, non pensare a quello che vi aspetta, non pensare a quello che magari vi mette... Noi sentiamo poi delle richieste assurde, qualcuno dice, senti, ma io alle 13.30 devo andare a pranzo da mio suocero, se possiamo affrettare le premiazioni. Noi in quel mentre ci cadono le braccia, io non le so queste cose, poi me le racconta il commissario di gara, che è lui il filtro, è lui la spugna che assorbe tutte le richieste di pubblico, di competitori, di ballerini, di... Non è possibile questo, cioè come se dire al Festival di Sanremo no, fermatelo un'ora prima perché io devo andare a dormire all'una, voglio dire, no? Qui siamo a questi livelli, si pensa che questa è la garetta dove, vabbè, la garetta, la medaglietta, cioè c'è questa mentalità purtroppo che negli ultimi anni sta prendendo piede rispetto a quello che è lo staccare la spina e venire disimpegnati per godersi la giornata e vedere quello che accade. Io vedo che il pubblico non si sa divertire, il pubblico si annoia anche nel vedere gli altri ballare, vorrebbe ballare solo lui, prendere subito i risultati e andare via. Ma la competizione è bella perché tu vedi che cosa c'è anche di nuovo, cosa portano gli altri club, che cosa ti dà il mercato del ballo in quel momento a livello di musica, a livello di proposta coreografica, a livello di stili. Vedere anche dei ballerini di livello ballare, insomma, deve essere un vero e proprio spettacolo. E poi devo fare anche un'altra considerazione: le gare del Gran Premio del Lazio, pensate, finiscono per come è strutturato, per come è inquadrato il sistema di votazione con tutte le 12 categorie, quando abbiamo una gara media, in 3 ore e mezza finisce, cioè se comincia alle 11, alle 14.30 già siete liberi di andare via. Ma dico, se andate in un cinema, almeno 2 ore, 2 ore e mezza dovete stare sulla sedia a vedere il film. Non si capisce perché dobbiamo ascoltare queste richieste da parte vostra, che abbiamo un problema tecnico, risolto ragazzi, ci siamo in onda, sì. Allora, io mi auguro che queste persone così stressate riescano a trovare un po' di divertimento, un po', come possiamo dire, di relax, ecco la parola esatta. E se avete questi problemi, magari per le vostre giustamente situazioni familiari, allora declinate l'invito, perché è meglio che voi magari siete a casa a fare le vostre cose giustamente, piuttosto che venire in una competizione importante di un ente importante e mettere fretta a chi dirige. Questo credo che sia da mettere in evidenza e soprattutto da essere, come ve lo dico amichevolmente, non ve lo dico né come sorta di, ve lo dico in modo amichevole. Per esempio, io quando non posso andare a svolgere una serata, piuttosto che andare male e mettere fretta, non ci vado. Sabato sera, io so che si faceva tardi, si facevano le 3 di notte alla Grilla Quiete, dove abbiamo fatto la serata di canto, poi la mattina alle 8 già dovevo stare alla Rondinella, ho dormito 2 ore, ma io non ho messo fretta sabato sera all'organizzazione lì del gruppo Luna a dire guardate, sbrigatevi, fate presto perché devo andare a letto che domani devo fare la gara. No, se finivano alle 5 io non avrei dormito. Perché? Perché così non posso pretendere che un evento, perché io devo andare a mangiare a casa dei miei familiari o perché ho un altro appuntamento al pomeriggio, devo mettere fretta a chi organizza un evento. Purtroppo non si capisce perché manca questo senso di approccio al divertimento. E allora, anche perché io credo, quando voi andate in balera, andate alle 7, andate via all'1, quindi
7, 8, alle 8 si cena, alle 9 si comincia a ballare, 10, 11, 12, una di notte, state 5 ore in una balera. Non si capisce perché in un evento di ballo importante, come il Gran Premio del Lazio, ci sono, per fortuna, ecco, poche persone che però lo dobbiamo dire, perché anche questo è un fattore, ripeto, di crescita culturale, di rispetto per chi organizza un qualche cosa per voi a prezzi popolari, e si dà da fare per cercare di ricreare, riformare il ballo in una certa maniera. Adesso, dopo questo mio discorso introduttivo, vorrei dare immediatamente la linea al nostro tecnico del suono per il primo blocco pubblicitario. Tra poco, così vi farò ascoltare anche il cerimoniale della competizione di ieri. A tra poco. Segui le nostre attività multimediali anche su Facebook. Iscriviti al gruppo Amici di Musicando, un altro modo per rimanere in contatto con la nostra redazione. Ti aspettiamo. Riprende un nuovo ciclo di trasmissioni ancora più ricco e appassionante con Cantando, Ballando e Musicando, il ballo in TV. Un'ampia panoramica sul ballo, la danza e lo spettacolo, con notizie, interviste, servizi per sale da ballo, competizioni, feste di piazza, musica, orchestre e lezioni di ballo. Il tutto esposto con la nostra linea editoriale caratteristica, inimitabile da ben 18 anni. Cantando, Ballando e Musicando, il ballo in TV. Seguila in rete. Quando l'arte del ballo si trasforma magicamente in spettacolo, hai trovato la FIBES. FIBES, Federazione Italiana Ballo e Spettacolo, Ente Nazionale di Promozione Sociale e Formazione. FIBES, affiliazione di circoli, sale da ballo, scuole e club di ogni ordine e grado, con copertura assicurativa globale. Inoltre, organizzazione di competizioni a tutti i livelli ed eventi nazionali ed internazionali. Entra anche tu nella FIBES. Informazioni alla sede federale di Roma al numero 348-7309-398 oppure fibesroma@libero.it. Fibes, quando l'arte del ballo diventa spettacolo. La tua sala da ballo è un patrimonio aziendale che va tutelato. Per questo la tua immagine e il tuo marchio vanno affidati a chi dispone di esperienza e professionalità nel campo della comunicazione. Affida la pubblicità del tuo locale a Musicando, il ballo in TV. Per la pubblicità su Radio Stab, chiama il numero 340 75 59 392. Cantando, ballando e musicando, il ballo in radio. Ogni lunedì dalle ore 21 in poi, e replica il giovedì sera su RDA Radio 1 dalle ore 20 in poi. Poi De Angelis è sempre il giovedì quando gioca la Roma in Coppa. Vabbè, questo è un altro dettaglio che poi parleremo dopo di calcio e ballo. Adesso immediatamente, se il nostro tecnico del suono insieme a me, vediamo, non l'abbiamo né preparato né montato né creato l'adattamento radiofonico, vi farò ascoltare il cerimoniale di apertura della competizione di ieri, che ha visto la partecipazione di diversi club, per fortuna anche da Roma, visto che a Roma noi siamo boicottati, che club di Roma, non si sa perché, noi facciamo Gran Premio del Lazio a Roma e siamo costretti ad andare nella provincia di Roma a fare le gare, perché da fuori vengono, ma tanti club di ballo che sono di Roma, non si sa perché, sono schierati con altre situazioni, quindi non sono liberi, hanno sodalizi, non lo so, non so che dire, sto pensando, anche perché conosco un po' tutti i maestri, tutti i club, tutti i dirigenti di altre federazioni, i maestri, perché dopo 20 anni di ballo con la televisione ne ho girate di tutte e di più, e quindi qualche parola esce fuori, perché poi lo si sa, il mondo del ballo è come stare un po' al lavatoio delle vecchie donne di una volta, no? Dove lì le donne lavavano i panni e socializzavano tra di loro, si raccontavano i fatti di famiglia, i fatti del paese, ma sai, quella del paese lì è andata, ha preso la corriera, è andata in città, insomma, una volta, 50 anni, 60 anni fa, le donne socializzavano al lavatoio. Il mondo del ballo mi sono accorto che è un po' così, no? Quando poi si incontra si parla di quello, si parla di quell'altro, poi le cose vengono riportate anche in maniera errata, perché io non do mai conto a quanto mi viene riportato di questo, di quello che fa quell'altro, perché io non lo so. Io sento una voce che mi dice, ma sai, quello fa così, ma io non lo so, lo devo verificare. Io nel mio lavoro di giornale, di comunicatore, da tanti anni, da quando ho imparato questo lavoro, il mio caporedattore mi diceva, guarda, non dare mai
retta alle notizie riportate, tu la devi verificare. Quindi se un qualcuno mi viene a dire guarda che quel maestro qui non sa ballare, io prendo la sua affermazione per quello che è, lascia il tempo che trova. Quando io di persona vedrò e veramente potrò constatare con i miei occhi che quel maestro non sa ballare, allora lo dirò anch'io. Ma finché una notizia mi viene riportata, qualcuno dice sai quello fa così, quello il diploma non ce l'ha, quello questo non lo può, io non lo sento nemmeno, lo sento, mi entra da un'orecchia e mi lascia dall'altra. Perché la notizia va verificata. Voi potete dire quello che volete, e in questo compito che ho di comunicatore radiofonico credo di essere super partes in questo. E allora, dicendo questo, voglio, anche se io in qualche modo faccio parte di un, perché da qualche parte devo stare, no? Quindi ho trovato terreno fertile per lavorare attraverso il CIBS, la Confederazione Italiano Ballo Spettacolo, che comprende tre federazioni, FIBES, FISDA e FIDES, con il quale riusciamo ad operare in un certo modo. E allora, Gran Premio del Lazio, ci ascoltiamo qualche parte insieme, ripeto, non abbiamo fatto l'adattamento radiofonico, ma credo che magari insieme, se mi aiuta il tecnico dall'altra parte, riusciremo ad ascoltare delle cose. Settimo trofeo Preneste, competizione di ballo a ranking valevoli per il Gran Premio del Lazio 2017. Campionato interregionale FIBES-FISDA diretto dal Coordinamento Provinciale di Roma. Nona edizione, terza giornata di campionato. Signore e signori, augurandovi un piacevole soggiorno, si apre il cerimoniale. E qui abbiamo la voce fuori campo che annuncia tutte le caratteristiche, poi col grande schermo è stato veramente uno spettacolo. Nei prossimi giorni su Tuscia TV manderemo quello che sono anche le fasi visive, quindi il video di queste belle cose che abbiamo raccolto nella giornata di ieri. Faccio anche un appello, non riusciamo a trovare dei reporter, delle persone capaci, brave, che vogliono fare le interviste. Io non lo posso fare più perché non ho il tempo materiale, ogni tanto mi chiamano i ragazzi di Tuscia TV, del TG Dance, dai vieni a fare tu le interviste, i servizi in questo e in quella barella, ma io non ho proprio il tempo materiale perché ormai mi sono appieno dedicato alla radio, mi sono dedicato appieno al lavoro della federazione, e per cui devo un attimo lasciare quello che sono queste situazioni di reporter televisivo. E allora una volta, quando io lanciavo gli appelli alla radio, quando lavoravo Cosmo Radio e nelle altre radio importanti della capitale, si lanciava un appello: ci serve un cronista, ci serve qualcuno che voglia fare il presentatore, il conduttore e lo speaker. Allora si fiondavano 20 persone, ma se io adesso qui a Stappa Radio faccio l'appello, ci serve una persona che capace di fare le interviste, che si occupa di ballo, te risponde nessuno, no? Oppure se te risponde qualcuno, ma quanto ci date? Ma come? Allora, ciao, lascia stare, perché poi ci sono anche persone che si presentano, credono di saper fare l'attività e poi magari gli metti il microfono in mano, una telecamera in mano, chiudiamo e lasciamo stare, perché abbiamo trovato veramente delle situazioni indescrivibili radiofonicamente. Andiamo avanti, qui c'è il cerimoniale, poi lo schieramento di tutto quello che sono i gruppi all'interno del parterre. Vediamo se riesco, tecnico, andiamo un pochino avanti con col file. Ecco un attimo, ci sono io che parlo, vediamo che dico. Ecco, sta finendo, Signore e signori, buongiorno, grazie per la vostra presenza al settimo trofeo Preneste. Torniamo qui a Palestrina, e non a caso gli antichi romani la chiamavano Prenestum, quindi da qui da tanti anni prendiamo il nome di questa località storica che ci ospita. Quando io torno in questa sala da ballo, torno a casa, perché è proprio qui che ho iniziato tanti anni fa, 18 anni fa, con quel famoso trofeo Musicando, che qualcuno se lo ricorda e qualcuno partecipava, e da lì abbiamo purtroppo distrutto i balli in coppia, perché con gli animatori microfonati, con voi, abbiamo
purtroppo cambiato modo di ballare, e questo però ci ha portato in tutti questi anni a sviluppare questa bella iniziativa, questa bella disciplina che ci dà la possibilità di aggregarci, di stare insieme. E questo è un gran lavoro che voi svolgete il fine settimana, durante la settimana, voglio dire, nelle vostre palestre, davanti agli specchi, davanti a vedere come poter migliorare le vostre performance. Per che cosa? Un po' molte persone per il ballo del sabato sera, e molte altre proprio magari per venire qui a trascorrere una domenica staccando la spina da quello che sono tutti i vostri problemi, che ne so, i problemi a casa, le bollette da pagare. Però è importante, secondo noi, come noi e io dopo tanti anni credo di dire, che nelle vostre scuole è importante che ci siano due filoni: persone che si dedicano al ballo del sabato sera e una parte che si dedicano a fare le gare. Quello è il futuro della scuola, perché poi alla fine con gli animatori, con i centri commerciali, le persone poi si distolgono da quello che è l'insegnamento o del frequentare una scuola, e quindi avere la possibilità di andare qualche volta la domenica come oggi, lasciando tutti i vostri problemi a casa, a stare insieme per una vittoria simbolica magari di un pezzo di carta, di un pezzo di latta, io credo che sia veramente importante. Grazie per aver scelto il Gran Premio del Lazio. Oggi ci sono tre gare qui intorno di altri enti, Roma è qui vicino e noi siamo abbastanza numerosi. Grazie per aver scelto la comodità, il riscaldamento e quanto ci offre quello che noi, non me ne voglia Stefano che dirige la grande, però questo, quando dico torno a casa qui, perché per noi questo è il Palafibes, talmente bello, talmente elegante, che ci dà questa bella possibilità. Allora, pronti? Io ho lasciato gli appunti qui sul banco di regia, li vado a prendere per presentarvi quello che sono coloro che hanno questo difficile compito di giudicare le vostre prestazioni artistiche. Quindi sono tecnici, maestri, vostri colleghi, ma sono più che usare queste parole che sono altisonanti, sono persone come voi che hanno la grande passione del ballo e la condividono insieme a noi. Rispondono ai nomi con la lettera A: Artegiani Daniela, Vincenzo Nesci con la lettera B, con la lettera C Petrolo Nino, con la lettera D Osvaldo Capolei, con la lettera E Enrico Pandola, giudice S1, giudice supplente Viozzi Francesca. Abbiamo poi commissario di gara, maestro Armando Marcelli. Per qualsiasi cosa, lui è il mio braccio destro, collabora con la direzione di gara, rivolgetevi a lui per i riscaldamenti, i caffè, non chiedetegli soldi perché è squattrinato come me, però per altre situazioni tecniche potete rivolgervi a lui, qualsiasi problema, cambi d'abito, qualsiasi rapporto con la segreteria, c'è qui il nostro commissario di gara. Commissario di pista oggi, maestro Salvatore Romano, è anche il coordinatore della provincia di Latina della Fibes. Segretaria di gara, la maestra Maria Grazia Valentino, verbalizzatore, cosa lì dietro, grazie. Assistente, altro assistente di gara, Manuela Viozzi, anche lei del coordinamento di Latina. Direttore di gara, speaker, io non ho bisogno di presentazione. Comunque, per chi non mi conosce, mio nome è Tony Mantineo, coordinatore provinciale Roma, tecnico del... Non serve, grazie, vi ringrazio, troppo buoni. Maurizio, il nostro tecnico del suono, lo conoscete molto bene. Se vi occorre per le feste private, per casse acustiche, casse da morto, cioè c'è tutto lui praticamente per ovviamente le vostre serate. È un professionista, grande professionista. Abbiamo poi il fotografo Danilo, potete visionare gratuitamente la vostra... E allora, insomma, questo è lo staff tecnico, ci stiamo divertendo, io ironizzo anche, cerco un attimo di strammatizzare quello che è un cerimoniale che molti dicono è coinvolgente, lo sappiamo, riusciamo in qualche modo attraverso quello che poi è... sto dicendo una cosa importante, ecco, se la regia manda indietro un attimo il file, perché faccio una considerazione importante sul mondo del ballo. Pandola, giudice di canto locale Monti Prenestini della Croce Rossa, come al solito state buoni lì a guardare lo spettacolo. È importante l'ambulanza. Saputo una cosa, se le gare di ballo come presenza, questo poi lo sapevamo studiando quello che sono le disposizioni tecniche,
se in una gara di ballo c'è un'affluenza di oltre 1000 persone, serve anche la presenza dei pompieri. Abbiamo un problema tecnico, non abbiamo più non... siamo in onda adesso. Abbiamo un problema tecnico, come al solito, ecco, si è bloccata la messa in rete, spero che mi state ascoltando. Allora, stavo dicendo, problema... ci risiamo, eccoci. Allora, gare di ballo, abbiamo ascoltato questo passaggio dove abbiamo salutato anche l'assistenza sanitaria, noi ci avvaliamo della presenza della Croce Rossa in ogni città dove andiamo a svolgere le gare. Ho saputo, e lo abbiamo saputo anche studiando quello che sono le problematiche degli eventi, in caso di presenza di oltre 900.000 persone è necessario anche avere l'assistenza dei pompieri. E questo è veramente importante, perché la sicurezza delle persone all'interno di una location credo che siano oltre, quindi all'ambulanza nelle gare di ballo, se c'è un'affluenza superiore a 900 persone per legge, per regola ci deve essere anche la presenza dei vigili del fuoco. E vediamo se il file continua, se andiamo avanti nell'ascolto di quanto accaduto ieri. Io credo che commentare il cerimoniale serve anche poi per entrare in quello che è l'aspetto tecnico di una competizione di ballo sportivo. La sicurezza, qualsiasi problematica di sicurezza, signor Giuseppe che sta all'ingresso per la... Ecco, io sono collegato con la sicurezza all'ingresso, come vi dicevo, con la radiolina trasmittente. E questo è un aspetto, devo dire, importante. Attenzione alla sicurezza. La sicurezza deve essere anch'essi un professionista iscritto nell'albo. Il signor Giuseppe lo è iscritto all'albo, fa parte proprio della sicurezza ufficiale. Quindi guardate quanto è importante organizzare un evento. Bisogna essere veramente oggi, purtroppo, posso dire, burocraticamente a posto. Perché casomai lì succede qualcosa, guardate, oggi viviamo in un mondo, in un'Italia, dove è difficile organizzare eventi. Succede un qualche cosa, scatta l'avviso di garanzia, anche retroattivo. Abbiamo visto cosa è successo nel centro Italia con quell'albergo. Si va a scavare anche nel passato, in quello che è pregresso, e per cui oggi passa la voglia, vi giuro, tante volte passa la voglia di organizzare gli eventi, perché quella è l'ambulanza, quell'altra è la sicurezza, e quello deve essere conforme a questo e quello. Questi sono i famosi lacci e lacciuoli, forse, non lo so, io sto esprimendo da libero cittadino la mia opinione opinabile, personale senz'altro, ma opinabile, su quello che è il mondo dell'organizzazione degli eventi. E ve lo giuro, qualche volta passa la voglia, però poi ci prende la passione, dice no, ma cerchiamo di fare le cose fatte bene, basso costo, però insomma, magari autotassandoci, perché sapete, poi alla fine le federazioni, non tutte, ma quelle un po' più, diciamo, come possiamo dire, quelle più spontanee, più passionali, si autotassano. Alla fine prendono i soldi dalla pensione, oppure si fanno prestare dalla pensione dei genitori, di qualche cosa, per creare un qualche cosa in cui credono, per sviluppare. È come quello che colleziona le farfalle, ha una passione, un hobby, e quindi attraverso la sua autotassazione riesce a collezionare le farfalle, i trenini, che ne so, i francobolli. E così, e per quanto ci riguarda, ci autotassiamo, ci mettiamo parecchio, ve lo giuro, del nostro, per creare un qualche cosa di bello a voi. Ma la soddisfazione è quando voi alla fine della gara ci dite è stata una gara fantastica, è andato tutto bene, allora lì ci ripagate, non in denaro, che quello manca sempre, quello andiamo sempre sotto alla fine delle gare, ma ci ripagate moralmente e soprattutto ci invogliate a continuare nel dire quello che stiamo sviluppando a favore del ballo, lo stiamo facendo bene. Guardate, tutto quello che le nostre forze, i nostri sacrifici profusi, molti pensano, ma lo fate per voi, perché lo fa? Noi lo facciamo per, al contrario, facciamo per voi, per i maestri, per dargli la possibilità di avere un futuro, a insegnare altri balli nuovi, altrimenti le vostre scuole chiudono, a insegnare valse brillante, a insegnare quei balli che sono un po' dimenticati, a cercare di far riprendere un certo tipo di ballo. Ci dovreste veramente ringraziare invece che magari boicottare, parlarci male, oppure far delle cose poco consone a un certo comportamento civico. E però noi
noi andiamo avanti, non c'è dubbio, noi combattiamo, andiamo avanti perché siamo tosti, ormai da capire, con 40 anni dietro alle spalle di attività artistica non ci spaventa più niente. Adesso vediamo un po' di ascoltare altri passaggi di questa competizione. La Fibes Roma, andate su Google, scrivete Fibes Roma, su Facebook avete il coordinamento Roma, potete richiedere l'amicizia. Poi c'è Canale Danza che vi manda qualcosa. Non per ultimo, ma per questo meno importante, presento immediatamente il coordinatore Regione Lazio, maestro Fabio Pedagna, che è recente da novembre di una straordinaria gara a Gaeta, che ancora tutti ne parlano, e come al solito può passare in rassegna se con noi presidente della Federazione Italiana Ballo e Spettacolo, professor Peppino Colarusso. Grazie presidente per la presenza. Signori, anche dal pubblico adesso tutti in piedi, perché è il momento di dare un omaggio alla nostra bandiera nazionale al centropista. Prego. E qui si suona l'inno nazionale. Allora qui devo fare una precisazione. La direttiva del Ministero degli Interni prevede che ci si alzi tutti in piedi per fare l'omaggio alla bandiera. Questo lo facciamo perché noi siamo una federazione sportiva nazionale, anzi una confederazione di più, abbiamo tre federazioni insieme, quindi operiamo a livello nazionale, è una gara sportiva a tutti gli effetti nazionale, pertanto usiamo, si fa nello sport, per cui lo facciamo anche noi. Ma la direttiva dice di stare sull'attenti, in piedi, ad ascoltare l'inno nazionale e quindi fare l'omaggio alla bandiera. Molti hanno questa usanza di mettere la mano sul cuore, quella è un'usanza americana, non è prevista dal regolamento ministeriale, quindi lo ripeto, bisogna stare sull'attenti, senza la mano sul cuore, ad ascoltare l'inno nazionale. E vabbè, insomma, poi queste sono le mode e le tendenze, però questa è l'ufficialità, perché poi alla fine il nostro evento è un evento ufficiale a tutti gli effetti. Adesso andiamo a seguire, ecco, lo superiamo l'inno nazionale. Cioè, allora, io vi faccio ascoltare il saluto del presidente Colarusso. Coppia, 25 giovani che ballano in coppia, siete il futuro del ballo ed è un piacere, visto che in certi... Allora, volevo farvi ascoltare il discorso del presidente Colarusso, che è tutto particolare, quindi va ascoltato e va commentato. Il tuo saluto per i signori competitori, oggi più che competitori sono amici. Presidente, grazie, si parla bene, male di Roma, della Fibes, però io credo che stiamo portando qualcosa di sociale e di bello. A te la parola. Buongiorno a tutti e benvenuti. Auguriamoci sempre di vederci per altri 100 anni sempre qui e sempre in buona salute, perché se stiamo bene possiamo anche prendere in giro chi organizza qui. Giustamente, se non stiamo bene, allora lui ne approfitta e addio mia bella Napoli. Bene signori, ha parlato tanto e ha detto anche tutto e di più. Grazie a Dio, io dico sempre, noi siamo, gli altri cercano di essere, cercando di scopiazzarci, di fare tutto il possibile per prendere in giro chi ha valori. Noi ne abbiamo valori da vendere, sia materialmente, moralmente e anche culturalmente, perché tutti voi, se non aveste avuto una buona cultura, non sareste venuti qui, sareste andati dove qualcuno magari ha offerto al vostro maestro qualche incentivo, cercando di sfruttare e utilizzare voi per far soldi lui. Io dico, chi crede in questo è degno di questo, di quello che crede. Noi siamo qui, signori miei, auguriamoci di stare sempre bene. Questo non vuole che io parlo, altrimenti lo dico di più. Scherziamo. Lui è stato mezz'ora a dire fesserie. Io non posso dire le cose giuste. Ah no, non va bene. Parla di gare, parla di queste. Ma quale gare? Qui è un momento di incontro per socializzare. Il primo, l'ultimo, ma dove sta? Noi sono tutti i primi questi qui e dimostratemi il contrario. Si inventano le cose. Quando uno è arrivato a questi, ha avuto la forza e il coraggio di essere qui presente, ha vinto per me. Chi non capisce questo, peggio per lui. Io lo dico in lungo e in largo. Chi illude gli altri, l'altro deve ballare. E sì, mettiamo i robot di pista in vista, ci mettiamo la corda e li mettiamo lì, per fare che?
divertitevi e socializzate, vedete cosa bella vedere sorridere i bambini di là e le persone più grandi di qua. Questo è il momento più bello. Quale cosa più bella ti sta per passare una giornata diversa? Gente che va vendendo pezzi di carta che non sono buoni nemmeno per il bagno, abilitato a fare il maestro, a fare quest'altro. Quando il pezzo di carta non ha un titolo firmato da persona che ha un titolo riconosciuto dallo Stato, è nullo. E chi non lo sapesse questo, che lo imparasse, lo dica a tanti maestri che dicono: io sono abilitato a che? Dove? Con chi? Signori miei, scusatemi il risentimento, perché purtroppo, come si dice, l'invidia è crescita. E che ben venga sempre l'invidia, noi la possiamo dimostrare che non abbiamo invidia di nessuno e siamo qui per divertirci e far divertire tutti. Buon divertimento! Oh. E questo... No, volevo solo... Allora, discorso un po' particolare che qualcuno che ascolta dice può stridere con quanto magari portiamo avanti noi nel Lazio, ma sono due filoni, diciamo, paralleli, perché anche noi amiamo la socializzazione. Però se c'è la parola gara, ci sarà un primo e un ultimo, altrimenti facciamo un festival, facciamo esibizioni e a tutti poi si dà il premio di partecipazione. Però attenzione, se utilizziamo la parola gara, non si può fare la gara per modo di dire, la gara è gara, c'è un primo, c'è un ultimo. Poi è giusto, giustissimo quello che dice il Presidente, io lo condivido appieno, già il fatto di essere presenti in una manifestazione rispetto a chi non viene, rispetto a chi declina l'invito, quello già è un vincente, perché io ci sono. Oh signori, è vero, io posso dire che c'ero, io l'ho fatto, io mi sono messo in discussione a venire lì, a ballare, a mettermi in evidenza, a diciamo mostrare le mie qualità, a comunicare attraverso i miei movimenti del corpo qualche cosa a qualcheduno. Tu non l'hai fatto, tu non sei venuto, non ci sei. Per cui chi non viene, chi non partecipa, non può poi permettersi di parlare o dire io sono meglio di te. Io no. Tu per parlare devi stare alla pari quel giorno con quella persona che attraverso il suo movimento del corpo comunica un qualche cosa, perché il ballo è comunicazione. Attraverso queste analisi, queste discussioni qui a Stappa Radio, al programma Il Ballerario, noi cerchiamo di stimolare quello che sono non solo le problematiche, ma la cultura stessa di questa grande arte del ballo che è stata un po' stravolta, per poi tornare ai famosi pezzi di carta. Attenzione, questo lo dice un professore plurilaureato che di giurisprudenza e quant'altro ne conosce aiosa di regole e regolamenti. Guardate il vostro diploma, se è firmata da una persona che non ha un titolo rilasciato dallo Stato, quindi un professionista, un avvocato, un notaio, perché spesso a capo di queste associazioni ci sono persone che hanno anche la terza media, e quel titolo vale solamente all'interno della sua associazione, al di fuori della sua associazione è nullo. Cioè, lo ha detto il Presidente Colarusso, e tante persone si fregiano del titolo di maestro di ballo, avendo anche acquistato questi diplomi, fatto degli pseudoesami, sono nulli. Quindi se a livello giuridico, speriamo mai, però se succede qualcosa nella vostra scuola e vi vengono a dire ma questo titolo chi ve l'ha dato, questo da chi è firmato questo titolo, questo è nullo, tu non sei un maestro. Allora eccolo lì che poi... Io ve l'ho detto, attenzione, avete visto le tragedie del Centro Italia, si va a scavare all'indietro, nel pregresso, ma tu per quanto tempo hai operato con questo titolo che è nullo, firmato da una persona che... Io per esempio, anche io faccio parte di un'associazione, fino a qualche anno fa ero presidente di un'associazione, io non posso firmare dei titoli, anche se sono presidente della mia associazione, che valgono fuori, valgono solamente all'interno con i miei soci, che ne so, se nella mia federazione, nella mia associazione ho 100 soci, quel titolo che rilascio io, che per esempio io non sono laureato, ho solo il diploma superiore, però non sono diplomato, il mio titolo, se io do un diploma, che ne so, di ballo, non vale niente, vale solamente all'interno della mia associazione, dei miei iscritti, all'interno della mia associazione o federazione Pinco Pallino, che questo sia chiaro. Per cui questi titoli, io vi ho detto più volte,
un titolo di maestro di ballo vale più se rilasciato dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma, dal Comune di dalle istituzioni, altrimenti sono titoli associativi che valgono all'interno della federazione che lo rilascia, che questo sia chiaro. Per esempio il titolo FIBES, diploma FIBES, è rilasciato in convenzione con una università, con più università, con il quale il professor Colarusso ha allacciato una serie di convenzioni e quant'altro, con dei corsi universitari eccetera eccetera, senza starci a dilungare, e quindi quello vale, perché ci sono poi alla fine dei corsi universitari firmati da persone, insomma, che non si discutono, titolati di cattedra, che dopo aver seguito corsi e quant'altro ti rilasciano attestato. Ora, a meno che poi ci sono quei diplomi rilasciati da quei 15 enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, quelli per esempio hanno validità perché sono riconosciuti da un ente poi altrettanto superiore e riconosciuto, e allora in quel caso siete a posto se avete uno di quei diplomi, di quei 15 enti di promozione sportiva ufficializzati. Andate su internet, c'è l'elenco di tutti gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Se poi per esempio un ente, vi spiego perché è molto importante che io vi facci questa informazione o controinformazione, chiamatela come volete, perché poi ci sono leggende metropolitane, per esempio la mia, anche noi abbiamo le nostre società sportive, sono affiliate con un ente, e quindi magari se questa società sportiva, come può essere la mia, rilascio dei diplomi, non sono validi perché non sono lasciati indirettamente dall'ente al quale io sono affiliato. Il diploma lo deve rilasciare l'ente di promozione sportiva o la federazione sportiva di riferimento, riconosciuta sempre dal CONI. Quindi se io sono affiliato all'ente e rilascio titoli, sono nulli anche quelli, perché li deve rilasciare l'ente riconosciuto in maniera diretta, non indiretta, attraverso la società o la federazione sportiva affiliata. Queste sono cose che magari sfuggono perché spesso ci si fida del famoso sentito dire, io ho sentito quello mi ha detto così, quindi io faccio come dice quello, la tessera, la validità. Attenzione a non scherzare su queste cose. Ci sono, conosco, perché con questo ballo in TV, ballo in radio che sviluppiamo da tanti anni, e purtroppo li conosciamo tutti, conosciamo competitori che ballano senza assicurazione, senza tessera, ma anche maestri di ballo che ci vengono a trovare. Abbiamo tanti amici che non fanno parte dello staff, però sono amici del ballo in TV, ballo in radio. Io me li ritrovo alla gara, li faccio entrare, gli do il caffè, poi parlando, ma tu ce l'hai l'assicurazione? Dice no, ma io non ho. Come non hai bisogno? Anche il maestro che insegna deve essere tesserato con un ente e deve avere per legge l'assicurazione sua, personale, obbligatoria con l'ente. Ragazzi, obbligatoria per legge. Eppure ci sono maestri del ballo che gli dicono no, ma io c'ho il tesserino. Ma ce l'ha l'assicurazione? No, no, non hanno l'assicurazione. Signori, amici, mettetevi regola subito, immediatamente. Io per esempio ce l'ho, l'ho fatta con, ne abbiamo tre. Ed è la prima cosa. E questo perché abbiamo la fortuna, io ho la fortuna di operare, di collaborare vicino al professor Colarusso, che di questo, io per esempio quando ho un problema, che ne so, un dubbio più che problema, alzo il telefono, professor Colarusso, accade questo e questo e questo, cosa devo fare? La domanda è più semplice, ma una domanda che va fatta a una persona che ti dà una risposta giusta, non il primo che apre bocca. Ora, io credo, e ve lo ripeto anche in questa puntata, che voi che ascoltate Ballo in TV, Ballo in Radio, le trasmissioni televisive prime e radiofoniche adesso, io credo che vi dovete considerare ascoltatori fortunati, che c'è un qualcheduno qui che a sue spese apre bocca nel tentativo di darvi dei consigli giusti per operare bene in questi meandri, perché poi alla fine sono meandri del ballo sportivo, dove ognuno si fa le regole a modo suo. Attenzione di questi tempi, perché non è più l'Italia di una volta. Guardate, in Italia io ve l'ho sempre detto, si può fare tutto, puoi costruire lì, puoi fare qui, però poi se succede un qualche cosa, avete visto cosa accade? Si va a scavare nel pregresso, e perché quell'albergo stava lì, chi gliel'ha dato, come ha fatto, poi si vanno a trovare mille cose che quando si entra in questo non se ne esce più.
non, credetemi, non se ne esce più. Giocate col ballo, divertitevi. Ma se qualcuno si sloga una caviglia e voi non avete l'assicurazione, guardate che diventa un problema. Io ho un amico, questo ve lo dico, l'ho saputo tempo addietro, una sala da ballo che io ho visitato, non vi dico dove, un amico carissimo, ho detto, senti, hai aperto questa sala da ballo nuova, ma ce l'hai l'assicurazione? No, ma io non ho problemi, qua là la faccio col perfetto. Ho saputo che una coppia di amici miei sono andati a ballare in questa sala, sono caduti lì, si sono fatti male. Questo qui non c'ha l'assicurazione, questa coppia gli ha fatto causa e stanno in causa. E questo qui, guardate, per una sciocchezza, io vi dico, per 100-120 euro l'anno, a questo qui adesso della sala da ballo deve fare la causa con questi due ballerini che sono andati a ballare il sabato sera, sono caduti, si sono fatti male. Cioè, vi rendete conto? Io l'avevo avvisato, ho detto, guarda, falla l'assicurazione, falla. Eppure ci sono persone che non entrano né dall'orecchio destro né dall'orecchio sinistro. Quindi attenzione a voi delle sale da ballo a essere regola su questo, perché lì se scivola capita, la pista è bagnata, c'è borotalco, una cosa un'altra, capita, è perché l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. E allora questa persona, per non aver speso una cifra così irrisoria, adesso si trova in tribunale a far causa con questi ballerini che sono caduti nella sua sala da ballo. Quindi occhio e orecchio soprattutto a quanto vi viene detto. Vediamo un po' cosa c'è poi nel file di ieri. C'è una cosa che vorrei farvi ascoltare perché è carina. Vediamo se arriviamo. Diceva Tony, ma non è così. L'importante è che la persona viene a scuola di ballo e viene a socializzare e si viene a divertire. Questo è quello che noi facciamo negli eventi, quello che faremo nei prossimi campionati, il 2 e il 14 di maggio presso il Palazzetto dello Sport di Ariano Irpino, una disciplina che la federazione sta promuovendo e che ha fondato direttamente è la Social Somblera Fitness, riconosciuta da tante università e qui in zona, sicuramente anche nella regione Lazio, ma nella provincia di Roma ci saranno dei stage. Verrà direttamente la promotrice di questa disciplina che ha fondato il presidente e quindi tranquillamente tramite il coordinamento provinciale di Roma o tramite me o tramite gli altri coordinamenti o i maestri potete sicuramente prendere nota, ci saranno dei volantini che vi verranno distribuiti nel corso della giornata che vi informeranno sia sui campionati e sia sulla disciplina social somblera. Una buona giornata, un buon divertimento a tutti. Volevo dire una cosa sola, basta vedere sulle locandine che abbiamo per inviti ai campionati dove ampiamente è scritto che questa è l'unica istituzione che opera in convenzione con il MIUR, Ministero Pubblico Istruzione, Università Partenope di Napoli, Università Medicina e Chirurgia d'Urgenza e Università Telematica Pegaso. Voglio vedere quale altra istituzione si può permettere questo. È perché il presidente, purtroppo, scusatemi, è per campare un professore con qualche laurea in più. Grazie signori. L'ultima cosa a proposito dell'assemblea, la faremo a Roma, quando volete voi Fabio mi dai la data e noi la faremo a Roma, Roma città, faremo proprio lo stage di social assemblea, quindi preparatevi perché adesso poi abbiamo inserito anche la disciplina del fitness. Noi abbiamo terminato, rimanete sul posto voi signori. Allora, hanno parlato il coordinatore Lazio, maestro Fabio Pedagna, che ci ha parlato di questa iniziativa della Social Somblera Fitness che sta andando forte, fortissimo nel sud Italia perché l'hanno creata loro, Benevento, Foggia, la zona del Partenopeo, la zona del Molise e si sta piano piano divulgando qui nel Lazio. Sono due anni che ve lo dico da questi microfoni, avvicinatevi, venite ai corsi, ne abbiamo fatto anche uno a Fiano Romano, però sono venute, vi dico la verità, 5 persone, no? Allora, se c'è qualche cosa di nuovo, io mi sarei aspettato, ma sono un maestro di ballo, sta cambiando qualcosa, andiamo a vedere di che cosa si tratta, cioè perlomeno la curiosità, invece a Roma non c'è così. Però poi quando esplode, come accade con i balli di gruppo, poi tutti vanno a ruota, come i ceci, uno tira l'altro. Allora è importante essere i primi nelle cose nuove, essere i pionieri quando c'è un qualche cosa di nuovo. Quindi poi faremo
l'invito, organizzeremo forse il 23 di aprile, lo faremo a Roma, questo stage di Social Somblera Fitness. Verrà la promotrice, l'istruttrice, la maestra Iris Pinatucci. Anzi, se andate su Facebook trovate la maestra Iris Pinatucci, cliccate lì e trovate tutto sulla Somblera, perché è lei che porta avanti questa disciplina come coordinatrice federale FIBES. E dunque, a questo punto della trasmissione, poi il discorso di Fabio Petagna si ricollega a quanto io ho detto nel cerimoniale. Come vedete, anche in FIBES abbiamo dei pensieri differenti. Io la penso in un modo, il presidente in un altro, il coordinatore Lazio ancora, Latina la pensa. Ma è bello che sia così, perché è come un partito politico, ci sono le correnti, ci sono i modi di pensiero. Questa è la grande democrazia che c'è all'interno della federazione. Io per esempio sono convinto, ma perché? Perché io forse più di loro giro altri ambienti, giro le sale da ballo, giro attraverso la televisione. Io credo di essere fortunato di andare a incontrare certi aspetti e di prevedere prima quello che accade nel mondo del ballo. Quante volte vi dico, guardate che accade questo, che le ballere stanno chiudendo e il venerdì fanno il karaoke invece che fare le serate da ballo. Allora, se io vi dico, guardate che la salvezza della vostra scuola è creare la scuola di ballo come una volta, un gruppo di agonisti e un gruppo di sabato sera. FIBES ancora pensano, il ballo non è solo divertimento, il ballo per me si salva se c'è l'obiettivo, perché la vita, signori, ha l'obiettivo. Nella vita ci sono gli stimoli e l'obiettivo. Se io sono stimolato a conquistare un pezzo di latta, anche che non vale niente, è uno stimolo che mi dà la possibilità di crescere. Ve lo giuro, io ho visto gruppi, club che venivano a ballare gli anni passati al Gran Premio del Lazio e non si piazzavano, arrivavano nelle posizioni più basse. Adesso, continuando in questi 3 anni a ballare, a fare le gare ogni anno al Gran Premio del Lazio, sono migliorati, cominciano ad avere dei risultati. Questo perché? Perché l'obiettivo, lo stimolo, il raggiungere un qualche cosa ti dà la possibilità di crescere. È questo che, per esempio, mettetemi in discussione quanto sto dicendo, io noto che è così. Io credo che la scuola di ballo si salva se voi non fate solamente la gitarella per vedere le luminarie, se andate oltre a che ballare il sabato sera in balera, se voi create anche un gruppo di persone che non devono essere per forza numerose, ne bastano 8-10 che la domenica vanno a fare le gare per raggiungere un obiettivo, perché nella gara si cresce. Un conto se si fa l'esibizione in piazza davanti al pubblico che applaude, se tu li sbagli chi se ne frega, ma se tu sbagli davanti ai giudici perché c'è qualcuno che ti vota, tu sei incentivato a far meglio. Ecco qual è la crescita, ragazzi, è l'obiettivo in tutto. A scuola bisogna studiare per ottenere la promozione, e lì c'è l'obiettivo di conseguire il diploma scolastico che ti abilita alla terza media, ti abilita al superiore. Guardate, è un fatto di vita. Ora, per esempio, invece, altre persone, anche i miei colleghi del ballo, anche il presidente, dicono: no, il ballo non è, sì, è vero, è la componente fondamentale, stare insieme, la socializzazione, lo scambio, ma l'obiettivo, ragazzi, l'obiettivo nella vita è fondamentale. Ce lo insegnano da perlomeno i genitori, non quelli di oggi, mi dispiace dirlo, ma quelli di una volta. Mio padre mi dice: ma tu cosa vuoi fare nella vita? Che obiettivo c'hai? C'era un obiettivo di realizzare un qualche cosa, è quello che ti dà la carica. Anche nel nostro lavoro federale, mio, parlo come coordinamento, io ho un obiettivo, non ve l'ho mai detto, ve lo svelo stasera, è quello di portare il ballo a livello popolare, di farlo uscire da questa soglia di elite del ballo dove pochi si possono permettere di praticare il ballo, dove i ballerini sono dei limoni da spremere, dove i maestri di ballo vengono spremuti. Noi abbiamo saputo delle cose assurde, adesso ve le dirà Marcelli, che per dei titoli di maestri di ballo che valgono quel non lo so quanto possono valere giuridicamente, chiedono addirittura cifre inaudite, impensabili. Ma un diploma non può avere un titolo di carta, un prezzo di quella levatura lì. Ora, il nostro obiettivo è questo, il ballo per tutti, con l'obiettivo della competizione, dello stimolo, proprio perché vediamo club e gruppi migliorare.
E altra cosa ancora, poi ci ascoltiamo altro frammento. Sento dire ci sono club che poi magari si piazzano non primi, perché c'è una classifica, vedete il campionato di calcio, tra poco parliamo di calcio e ballo, quanto è accaduto ieri alla Roma, alla Lazio, e lo paragoniamo col ballo perché ci sono parallelismi importanti. E quindi se ci sono anche nel ballo a Gran Premio del Lazio club che arrivano quarti, quinti, ci capita che poi dico: ma noi ci piazziamo quarto, quinti, non veniamo più. Ma voi già siete primi, perché già voi siete stati scannerizzati dai giudici, siete venuti a ballare, avete dato la vostra prestazione rispetto a chi ci viene proprio, a chi fa dell'altro. Voi siete veramente un passo avanti, ma di tanto tanto. Guardate, un quinto posto al Gran Premio del Lazio equivale a un primo posto da un'altra parte, non voglio far polemica, però è un risultato ragguardevole, anche se davanti a voi ne avete solo quattro. Che ci vuole il prossimo anno arrivare terzi, secondi, primi? Ci sono tante batterie di gara, tante specialità, basta trovare la vostra collocazione giusta. Ne abbiamo 14, possibile in 14 categorie non c'è quella vostra per fare, che poi noi, importante, ascoltatemi bene cari colleghi, noi sviluppiamo competizioni di coreografie libere, perché la coreografia è libera, l'ispirazione del maestro deve essere libera su una base musicale quale vuole lui, di latino, di violino, di marcia, di mazurka, di quello che voglio. Io sento un brano musicale e immagino di creare una coreografia in questi modi qua. Questa è l'essenza della nostra, una gara di coreografie libere. È nata così nel 1999, quando vedevo che tu facevano la gara di latino, la gara di sincronizzato, la gara, ma cosa stanno facendo questi? Sì, tutto si può fare nella vita, si può fare. Ma io che vengo vicino ai coreografi televisivi, ai coreografi di teatro, che loro ascoltavano, avevano l'ispirazione di quella musica e creavano sopra i balletti, e poi glielo andavo a dire: senti, ma tu che so, mica sono un latinista che faccio la gara di latino, cioè io creo, io sento una musica, vedo una cosa e io creo la coreografia su quello che ascolto e su quello che anche vedo, che mi dà ispirazione per creare un'espressione di ballo da qualche parte. E allora da lì mi è venuta l'idea, essendo vicino a questi grossi personaggi, coreografi con i quali io mi scambiavo il lavoro televisivo di più di vent'anni fa, 30 anni fa, lì ho capito, quando poi andavo a dire, vedevo cosa accadeva nella danza sportiva, gli riportavo qui, questi mi facevano le smorfie con la testa, cioè non consideravano questo tipo di ballo, perché loro chiaramente, essendo dei veri e propri artisti creativi, ma la coreografia è tutt'altra cosa. Questi alla fine sono balletti e qualcuno li stilizza. Allora, invece che stilizzarli, abbiamo pensato di fare la gara di coreografie libere, dove ognuno liberamente crea dentro la propria palestra la sua coreografia su quel tipo di musica là. Tant'è vero che ieri c'è stato un club, il club dell'Italo Svevo di Roma, che hanno creato su Sofia una coreografia in stile country. L'ho vista Sofia coreografata in tutti i modi, ma mi mancava lo stile country. È stata veramente una bella proposta. Ieri abbiamo visto delle cose interessanti e nuove. E allora, da qui allora, siamo convinti che noi abbiamo ragione, ma non ragione, perché noi abbiamo preso ispirazione da chi questo lavoro lo fa per professione sempre, in certi canali e da tanti anni, nel canale dove appunto si sviluppa il lavoro coreografico, quindi balletti televisivi, coreografie televisivi, degli grandi appuntamenti teatrali. Bene, vediamo un po' di continuare, visto che ho chiuso questa parentesi, di continuare a fare un po' informazione. Ci ascoltiamo qualche passaggio ancora del cerimoniale di ieri. Volevo farvi ascoltare adesso, se ci riesco, il rapporto che c'è fra staff tecnico e competitori. Prego, regia. Medicina e chirurgia d'urgenza. Qui c'è ancora il professor Colarusso. Ecco, purtroppo. Bene, signori, maestro Andrea Stella, centropista per un attimo. Medicina e chirurgia d'urgenza e Università Telematica Pega. Valutandola di sopra delle parti.
eccolo qua. Volevo farvi ascoltare il giuramento che noi facciamo leggere a un tecnico in rappresentanza dei giudici e ai ballerini in qualità di rappresentanza di tutti i partecipanti come competitori. Ed è una cosa che volevo farvi ascoltare questa sera eccezionalmente alla radio, visto che non l'abbiamo mai fatta, per rendervi conto che poi... Meno male che c'è qualcuno, ti assumo come assistente di gara. Ecco, tra poco arriva, ascoltate il passaggio. Ecco un attimo. Manca il giuramento. Valutandola al di sopra delle... Rimanete, meno male che... Scusate un attimo, il nostro... se c'era il nastro era meglio una volta, adesso c'è... Degli insegnanti che hanno scelto liberamente di partecipare alla competizione odierna, prometto di condividere lo spirito e le regole di lealtà contemplate nello sport e soprattutto di accettare il giudizio a me attribuito dallo staff tecnico, sfuggendo da ogni pregiudizio ed evitando di contestare o sindacare in merito ai risultati di gara a me assegnati. Grazie per il coraggio, Enrico. Forte e chiaro, 016. A nome di tutti i colleghi dello staff tecnico prometto di esprimere il mio giudizio in modo equilibrato e professionale, secondo la mia preparazione tecnica e artistica, unicamente attraverso le mie più libere sensazioni trasmesse dalle espressioni coreografiche dei singoli concorrenti, valutandole al di sopra delle parti e evitando ogni forma di superficialità, di preconcetto o di favoritismo. Grazie a tutti i responsabili dei club davanti allo staff tecnico per il terzo tempo che abbiamo inventato noi per la stretta di mano con tutti i giudici di gara. I responsabili dei club, i capitani di squadra, possono stringere la mano in segno di rispetto e reciproco lavoro delle parti. Grazie a tutti voi, vinca il migliore, anche se vincere è quello che è. Se facciamo 5 con i calciatori facciamo prima, eh? Perfetto, quindi questo è il nostro cerimoniale che si conclude. Poi abbiamo effettuato il riscaldamento a turno per ogni competizione. Diamo la possibilità a un maestro di ballo dei club partecipanti di far riscaldare il pubblico con un po' di animazione, che ne so, con una baciata, con un pezzo lento, insomma. Ed è stato bello perché avete visto la fotografia sala gremita col maestro Andrea Stella che si è proposto lui per creare questa straordinaria animazione. Un grande, il maestro Andrea, ex competitore a livello internazionale, da qualche tempo si dedica al fitness, ai balletti di gruppo ed è veramente molto invidiato e ha successo, e ci fa piacere che sceglie il Gran Premio del Lazio con tutto il suo club. Questo è quanto. Io direi di prendermi un bicchiere d'acqua. Se voi volete interagire insieme a noi del Ballo e Radio, andate sul gruppo Amici di Musicando, mandateci messaggi, richieste, inviti. A proposito di giuramento, mi è arrivato poco fa un messaggio che io volevo leggervi, perché così abbiamo la possibilità di continuare ad analizzare quanto mi è stato così detto. Ecco, una partecipante dal club di Latino, guardate cosa mi ha scritto a proposito del giuramento, ve lo leggo. Buonasera Tony, faccio parte della scuola Bailando di Latina. Ieri ero alla gara a Palestrina, innanzitutto complimenti, sei sempre bravo e professionale. Grazie Annalisa, me lo dice anche la mamma che sono bravo e professionale. Anche mia nonna me lo diceva, sei sempre bravo e riesci a non rendere le gare monotone. Vi ringrazio, insomma, uno che chiacchiera da 40 anni alla radio. Io più che uno speaker di gara mi sento un presentatore, perché cerco la mia esperienza radio televisiva di metterla all'interno di una competizione di ballo. Invece di essere, vi svelo il segreto, il solito speaker come quello della stazione che vi dice a che ora parte il treno, che adesso non c'è più lo speaker, c'è solo un nastro registrato col computer, però al tempo quando c'era all'aeroporto veramente l'omino o l'omina, la signorina, treno locale, quello dà solo le notizie della stazione, quindi lo speaker di gara dà solo i risultati, le notizie. Io invece cerco di essere
il presentatore della gara, oltre che lo quindi faccio da speaker e da presentatore. Ecco perché poi ci arrivano questi messaggi gradevoli. La nostra amica analista dice: volevo però chiederle un chiarimento inerente al giuramento dei giudici. Ritengo il giuramento un rafforzato dell'operato della giuria e vedo spesso che viene letto da un giudice solo. Mentre il giudice legge, la gente è distratta. Il giuramento dovrebbe essere un momento dove tutti i giudici leggono insieme le parole, si rafforzano la coscienza, magari i primi tempi con un bigliettino e poi a memoria. Se analisa veramente... sarebbe fantastico quello che tu dici. E purtroppo mi dispiace dire che certi colleghi non sanno nemmeno marciare, fare il passo di marcia durante la sfilata, figuriamoci se gli dobbiamo dare un bigliettino a memoria con il giuramento che poi lo dicono tutti insieme. Allora stiamo pensando di fare come fanno i militari, come si fa in certi posti, tutti quanti insieme, lo giuro, quindi facciamo un coro così magari la prossima volta per coinvolgere gli altri. Però non ci si può far niente se la gente è distratta, perché lo vediamo anche alle cerimonie nelle chiese, alle comunioni, ai matrimoni, mentre c'è sta il prete che dice messa, chi chatta, chi si collega con internet, chi scarica, chi sta con sto filo attaccato all'orecchio e parla mentre c'è la messa. Figuriamoci a una gara di ballo, Annalisa, lo vediamo lì, a un certo punto si mettono tutti all'angolo, chi alza la lavagna, chi alza l'iPhone, chi fa la fotografia, chi fa quell'altro, e sarebbe bello. Ma io apprezzo quello che tu dici, Annalisa, perché vuol dire che ci sono persone come te, come me, che hanno ancora questo sentimento, che si sentono rafforzati da... che questi sono valori. Ragazzi, quando... voi ci scherzate, quando si giura così è un segno di responsabilità. Perché io faccio la riunione con i giudici prima della gara e gli dico: signori, votate al di sopra delle parti. È chiaro che... mi ricollego adesso al calcio e facciamo Buongiorno Roma. L'arbitro di calcio... ecco, ieri si parla che nella partita con la Roma l'arbitro di calcio ha avuto una svista, non è stato assegnato un rigore evidente sul centravanti della Roma. E quello può capitare, l'errore tecnico. Come può capitare nel ballo l'errore tecnico. E quindi il giudice che sbaglia, il giudizio a chi ha davanti, che gli sta dando la sua espressione con il corpo. E io dico ai signori giudici prima della gara: dimenticate i club che avete visto nella gara precedente. Se c'è qualcuno che voi già conoscete, dice: ma io so quello come balla, non è così, perché ogni gara c'è un'espressione differente dettata dal tempo, dall'emozione, dallo stato di forma, dai bioritmi, da tutto quello che volete voi, chiamatela componente umana, che quel giorno fa dare una prestazione diversa al ballerino da quella di un mese fa, perché è umano ed è logico questo più che umano, perché ci sono, apposta facciamo giurare, al di fuori dei preconcetti, dal partito preso, come si dice, il giudice quel giorno, anche perché noi conosciamo tutti, dopo tanti anni, volete che noi non, come l'arbitro di calcio, tutte le domeniche conosce i giocatori. Se c'è stata la polemica, avete visto che l'arbitro ha stretto la mano alla fine della partita, si è abbracciato, se non ricordo chi, se poi mi aiuta De Angelis, che lui sempre ci ascolta e mi manda un messaggio, ho dimenticato la partita, però mi pare che non so se era Milan o Juventus o quant'altro. Cioè, un arbitro che ha stretto la mano, non so se stava abbracciato con un giocatore, ma ragazzi, siamo umani, ci si conosce. Un arbitro conosce tutti, parla con i giocatori, non deve andare per partito preso. E così noi operatori del ballo li conosciamo tutti, i maestri dei club, perché sono 30 anni. Cosa volete che noi alla gara, quando entrano i club, mo perché adesso abbiamo il ruolo di commissario di gara, di giudice di gara, commissario di pista, eccetera, noi non dobbiamo salutare, non dobbiamo parlare, dire: ma come stai, cosa stai facendo? Subito, se qualcun altro, ma voi parlate con quello, voi favorite quello. Non è così, perché noi, quando finisce il cerimoniale, indossate le vesti di direttore, di giudice di gara, noi ci dimentichiamo che noi conosciamo quella persona. Noi guardiamo solamente quello che ci sta dando in quel momento come espressione. E questo deve essere chiaro. E questi avvenimenti, vedete, accadono nel calcio, accadono nel ballo. Ora, chi è
una mente pensante, in maniera lucida, non le fa queste considerazioni, anzi le fa al contrario, dice: ma questi si conoscono da 30 anni, si fanno la gara, vuoi che non si salutano? Allora dov'è il rispetto umano? Che non ci scambiamo le nostre impressioni nel dire ma il ballo sta cambiando, a parlare di quello che è la nostra materia. Poi una volta che si scende in pista, che il giudice sta col foglietto o con l'iPod e che il gruppo sta ballando, è chiaro che lì il ruolo cambia, si crea il muro. Io in quel momento non ti conosco, guardo quello che tu mi stai proponendo, e questo deve essere, fa parte della realtà sportiva, ma fa parte del, come possiamo dire, dell'etica. E noi crediamo di avere etica. Finita la gara si ritorna a pranzo, al bar, a ballare, a stringerci la mano come ha fatto l'arbitro con quel calciatore che si sono abbracciati, perché è giusto, è bello. Anzi, ce ne vorrebbero di più di esempi di questo tipo, a mio avviso, perché altrimenti poi dov'è la socializzazione? Bene, a questo punto, se cortesemente la regia mi manda il blocco pubblicitario numero 1, così bicchiere d'acqua per me, e poi continuiamo nella fase finale il programma di oggi. Prego. Segui le nostre attività multimediali anche su Facebook. Iscriviti al gruppo Amici di Musicando, un altro modo per rimanere in contatto con la nostra redazione. Ti aspettiamo! Riprende un nuovo ciclo di trasmissioni ancora più ricco e appassionante con Cantando, Ballando e Musicando, il ballo in TV. Un'ampia panoramica sul ballo, la danza e lo spettacolo, con notizie, interviste, servizi per sale da ballo, competizioni, feste di piazza, musica, orchestre e lezioni di ballo. Il tutto esposto con la nostra linea editoriale caratteristica, inimitabile da ben 18 anni. Cantando, Ballando e Musicando, il ballo in TV. Seguila in rete. Quando l'arte del ballo si trasforma magicamente in spettacolo, hai trovato la FIBES. FIBES, Federazione Italiana Ballo e Spettacolo, Ente Nazionale di Promozione Sociale e Formazione. FIBES, affiliazione di circoli, sale da ballo, scuole e club di ogni ordine e grado, con copertura assicurativa globale. Inoltre, organizzazione di competizioni a tutti i livelli ed eventi nazionali ed internazionali. Entra anche tu nella FIBES. Informazioni alla sede federale di Roma al numero 348-7309. 398 oppure fibesroma@libero.it. Fibes, quando l'arte del ballo diventa spettacolo. La tua sala da ballo è un patrimonio aziendale che va tutelato. Per questo la tua immagine e il tuo marchio vanno affidati a chi dispone di esperienza e professionalità nel campo della comunicazione. Affida la pubblicità del tuo locale a Musicando, il ballo in TV. Per la pubblicità su Radio Stab chiama il numero 340 75 59 392. Cantando, ballando e musicando, il ballo in radio. Torniamo in diretta a fase finale del programma di oggi e torniamo un po' a parlare della gara di ieri. Soddisfatti perché riusciamo a portare avanti quello che sono gli obiettivi per far lavorare le scuole di ballo, per far lavorare i maestri, per far riprendere il settore. Noi abbiamo un'altra idea che lanciamo da 2-3 anni, è quella della gara integrata di balli in coppia con i balli in gruppo. Noi per esempio alla fine dell'anno, anzi all'inizio stagione, creiamo la Coppa FIBES, dove obblighiamo i club che hanno solamente balli di gruppo a presentare una combinata di balli in coppia obbligatoria, quindi sommando i punti dei balli in coppia e balli in gruppo. Ma perché abbiamo creato questo? Ma non perché ci siamo alzati la mattina e siamo pazzi, ma perché non ci sono più coppie, anche se poi vediamo che ci sono delle gare che per esempio hanno 50, 60, 80, 90 coppie, che poi mi devono dire come le classificano, ma quella è un altro paio di maniche, quella è un'altra storia. Però ci sono dei luoghi, dei posti dove ancora ci sono un tot numero di coppie, che sono però, guardate, noi che siamo la storia del ballo televisiva, abbiamo gli archivi dove le coppie erano migliaia, dove i palazzetti, le gare si facevano alle 4 del mattino e nessuno si lamentava che era tardi o che voleva andare via, doveva ballare e poi andare via. Ma quella è un'altra storia, ancora altri tempi che forse erano migliori per un certo tipo di ballo e peggiori forse per quanto riguarda
possiamo dire, devo trovare la parola esatta, l'illusione, ecco, l'ho trovata, l'illusione che si dava ai competitori di diventare un qualche cosa. A questo punto, oggi invece, se un ente in pista porta 90-100 coppie, comincia a mettere le bandiere che noi, grande gara, di qua, di là, quante coppie, quante bella gara perché è piena. La gara deve essere bella perché è bella, può essere una gara bella anche con tre gruppi soli, anche con 10 coppie sole, perché c'è l'inquadramento che crea poi, diciamo, la, a mio avviso, la validità della competizione. Perché se tu hai 100 coppie, 90 le cacci via e non gli dici quanto hanno totalizzato e ne premi solo 6, io che per esempio ballo e sto in quegli 80 delle quali sono stato scartato, vado a casa dopo che ho fatto l'iscrizione, l'abito, viaggio eccetera, dico: ma io cosa valgo? Ma la domanda più importante che potrei farmi è: ma io so ballare o non so ballare? Ma io cosa sono? Questo, a queste risposte io credo sia opportuno dare una risposta. Noi in qualche modo cerchiamo di dare una risposta con una ranking, criticato o no, anche criticato all'interno della mia federazione. Ci sono colleghi che dicono: no, non va bene. Allora, va bene che tu ti buttano fuori in una eliminatoria e non sai il perché ti buttano, dice: ma tu hai totalizzato meno crocette, meno preferenze, quindi tu, allora io non so ballare. Perfetto. Ma dove non so ballare? Da qui nasce e portiamo avanti un equivoco che si porta da decenni dietro il mondo del ballo sportivo da competizione. Quindi io credo che oggi una gara bella è una gara dove le coppie, che magari sono, non sono 100 ma che sono 10, tanto io lo dico tranquillamente, da noi lo scorso anno avevamo parecchie coppie, poi per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno, come succede, sai, le famose, il sentito dire, non mi va di entrare in polemica stasera perché siamo contentissimi per quanto abbiamo sviluppato ieri, e qualcuno oggi, diciamo che stiamo ripartendo da capo con le coppie, e ne abbiamo una 10, 12, però ogni gara aumentano sempre di più, quindi arriveremo alle 100 anche noi nuovamente, non c'è dubbio, nel giro di un anno e mezzo, anche Fibes Roma avrà le sue 100 coppie. Ora, ripartendo da capo, riscrivendo i regolamenti, classi, categorie, e ovviamente si paga pedaggio, si paga dazio, come si dice, perché poi c'è una fase di adattamento da parte dei competitori a quello che sono i nuovi regolamenti. Regolamenti che non guardano però il lato tecnico. Io sento dire: ci sono stage dove si imparano le tendenze, dove si va a vedere cosa c'è di nuovo nel kizomba, in quello e in quell'altro. Io, come la penso io, opinione personale opinabile, posso dare la mia libera opinione, io credo che bisognerebbe mettersi d'accordo, fare pace col cervello e trovare un modo unico di ballare. Quello che deve cambiare è l'inquadramento, sapere che quella coppia balla liberamente perché la coreografia è libera e si vota la coppia che balla bene. Oh ragazzi, qui dobbiamo, per passare, arrivare a una finale, ballare bene, no? Vedere se io quel programma di gara, se ballo come la moda lo prevede in questi molti anni del ballo, perché il ballo è più dinamico, è più veloce. Ma io credo che un competitore debba essere valutato se balla bene o se balla male, perché più tecnica c'è, più diventa difficile, più lezioni, più costa e meno la gente va a ballare. È un'equazione che non fa dubbio. Certo, se poi ci si accontenta di avere solo 100 coppie, perché poi il cassiere della gara è contento perché con 100 coppie a quelle cifre va bene, contenti voi, perfetto. Però poi attenzione, perché noi che giriamo con la televisione, che siamo il polso della situazione, sappiamo che ci sono tante altre persone, che sono la maggior parte, che non sono contente di questo.
e non si sentono rappresentate da queste situazioni, ma che cercano, vorrebbero rientrare nel ballo con qualche cosa che gli dia credibilità. E guardate, sta accadendo come nei partiti politici: la gente perché non va a votare? Perché non si sente rappresentata da un partito politico. Anche io dico francamente, io non ci vado più a votare perché non mi rappresenta nessuno a livello politico. Se un giorno uscirà un partito che la pensa, che ha un programma che la pensa e si avvicina al mio modo di pensare, allora tornerò alle urne. E così ballerino, guardate che se esce fuori un ente che va a favore dei ballerini, e attenzione, attenzione, perché dopo sarà come il partito politico che si prende il voto di protesta. E noi stiamo riuscendo in questo, ad acquisire quei ballerini che sono un po' disgustati da un certo modo di inquadramento del ballo, perché il problema è come viene inquadrato a livello sportivo. Ora finalmente ad alti livelli nella federazione di riferimento si comincia a votare come votiamo noi. Noi lo facciamo da 20 anni, quando loro non erano nati né riconosciuti come disciplina associata. Noi avevamo tempo, sincronia, tecniche, stile. Adesso per fortuna, e quindi io faccio veramente un applauso a questi signori che votano con artistico, con tecnico, che votano con criteri di giudizio più vicini al pattinaggio artistico che uno sport vero, e molto similare al nostro, che non voglio dire che è perfetto, però è un sistema parallelo che va bene. Quindi votare per criteri le coppie, quindi un voto sull'artistico, un voto sul tecnico, poi ognuno magari, ecco, però non votare con quell'anonima crocetta che te cacciano via senza tu sapere in che punto stai nella classifica. Non è sport. Ci sono le eliminatorie nello sport, però le eliminatorie sono quantificate. Nel salto in alto io vengo eliminato perché non ho superato l'asticella dei 2,10 m. Mi è caduta l'asticella a 2,10 m e quindi io non ho superato quel limite. Se superi i 2,10 m, quindi c'è un numero che ti dà il tuo valore sportivo. Nel ballo no. C'è una crocetta, dice sì, ho 5 crocette, ma quella crocetta non mi dice dove io ho sbagliato. Dove ho sbagliato? Nella postura, nella tecnica, nel tempo, perché molti ballerini non ballano a tempo. E il tempo, visto che c'è la partitura musicale, c'è la musica e c'è la ritmica, più che la musica, c'è la ritmica, tu devi andare a tempo con la ritmica. La crocetta non ti dice se io, dice sì, ti metto FT fuori tempo, ma ho sbagliato solo quello lì, l'FT fuori tempo. Tecnica, postura, che ne so, ero gobbo, non ho mantenuto la posizione per tutta l'esecuzione del ballo di gara. Ecco, quindi da queste situazioni tecniche nasce poi quello che è il disamore, perché una coppia dice, ma io faccio tutte queste lezioni, vado a scuola 2 volte alla settimana, mi impegno, vado alla gara, mi buttano fuori, io non so perché mi hanno buttato fuori. Quindi da qui ci ricolleghiamo ai soliti discorsi che purtroppo, guardate, durante la pausa di ieri, dopo il pranzo di ieri che è finita la gara, ci siamo radunati con tutti i tecnici, abbiamo continuato a parlare di quello che io vi sto dicendo adesso alla radio. Ecco perché poi qui a Stap Radio, qui al Ballo in Radio, continua ad analizzare questi temi, perché sono temi che noi tocchiamo forti e che sentiamo fortemente dall'altra parte, dai colleghi, sentire dibattuti. Tornando alla gara di ieri, abbiamo avuto le solite coreografie libere, club nuovi che sono entrati nelle ranking. Entro 3 giorni verranno dati i risultati ufficializzati dalla commissione federale. Ecco perché poi accade come lo sport: la partita di calcio è ufficializzata, quindi l'arbitro fa il rapporto, ufficializza il risultato, che ne so, 2-0 o 1-1, quello che è. Poi però, se accade qualche fatto imprevisto, si riunisce la commissione e, che ne so, danno il 2-0 a tavolino alla squadra di calcio per qualche fatto esterno avvenuto. Quindi anche nelle nostre gare di ballo del Gran Premio del Lazio il risultato è ufficioso durante la gara, però poi deve essere omologato, ufficializzato, quando si riconteggiano dopo, entro una settimana, i giorni utili, i risultati che poi vengono esposti sul sito ufficiale. Questa è una cosa bella, credo, no?
dove ognuno, come l'album delle famose figurine, si va a vedere mentre balla col suo numero di gara. Stiamo creando una cosa veramente forte, dove i competitori si appassionano, e già molte cose le vedete se andate sul gruppo pubblico Amici di Musicando, dove abbiamo pubblicato qualche cosa, oppure se andate sempre su Facebook Fibes Coordinamento Provinciale Roma, potete chiedere l'amicizia e essere informati direttamente. Ora io credo di aver chiuso qui la trasmissione per questa sera. Volevo parlarvi un po' adesso, visto che questa è una radio sportiva come al solito, di calcio. Vediamo di abbinarla ovviamente a quello che è calcio e ballo. Buongiorno Roma. Anche se di sera, se di notte, qui è Buongiorno Roma, perché parliamo del calcio, parliamo di Roma e Lazio. Allora, battuta d'arresto per le squadre capitoline. Una Roma che due volte in vantaggio si è fatta raggiungere e superare. Io nel 68-69 andai una volta allo stadio, la Sampdoria è sempre la nostra bestia nera in qualche modo, ci ha fatto perdere uno scudetto. Io ricordo nel 69 c'era la famosa Roma di Ginulfi, Scaratti, Petrelli, adesso non vi faccio la formazione, ma 3-0 per la Roma all'Olimpico, poi me lo ricordo ancora, non so, avevo 8-9 anni, 3-1, 3-2, 3-3 Roma-Sampdoria, la famosa partita persa con la Sampdoria che non ci ha fatto vincere lo scudetto. Ieri due volte in vantaggio, poi si è andata a finire a 3-2. Vabbè, capita, perché lo sport è questo, spesso non si contano gli avversari che prendono le contromisure. Beh, dopo un 4-0 è chiaro che l'allenatore li prende le contromisure, non c'è dubbio. Cioè, io riaffronto la Roma dopo pochi giorni, ma dove ho sbagliato? Fammi un po' di correggere questo o quello, perché noi pensiamo che ci siamo solo noi, che gli avversari non contano, che non prendono contromisure. Per esempio, io sto parlando qui, magari mi sta ascoltando qualche altro ente che dice: ma insomma, questo che dicono questi della Fibes forse fa... E quindi prendono anche loro le contromisure nel cercare... Ma è umano, è giusto che sia così, no? È giusto, perché nello sport non si compete da soli, ma c'è anche l'avversario. Tu fai la gara con un avversario. E quindi bisognava aspettarsi che poi l'allenatore della Sampdoria, un allenatore capace a mio avviso, e prendesse le contromisure per fermare questa Roma. Forse la squadra capitolina, magari, come possiamo dire, galvanizzata dal fatto che la Sampdoria già l'aveva battuta 4-0, è andata in campo un po' meno concentrata. Conta anche il fattore campo. Guardate che lì a Marassi c'è il pubblico a ridosso dello stadio, della linea laterale, e tu il pubblico lì lo senti forte. Guardate che a volte il pubblico, l'incoraggiamento, l'applauso, è, come si dice, il 12° giocatore in campo. All'Olimpico, già l'Olimpico è vuoto, poi c'è la pista di atletica che distanzia quello che è il campo di calcio, è chiaro che lì il tifo è quasi zero all'Olimpico. E giocare in un'arena come quella del Marassi è un punto in più, il fattore casa, con uno stadio così, col pubblico addosso, guardate che quello conta, specie se una squadra come la Roma non ha questa famoso, diciamo, 12° uomo che era il pubblico. Purtroppo lo ha perso da qualche tempo a questa parte. E questo è un aspetto che va anche messo in cantiere. Poi magari l'allenatore può sbagliare la formazione, oppure i giocatori non sono in campo, oppure anche la famosa palla che non entra in rete, la sfortuna, il palo, il tiro sbagliato, la componente umana che noi non consideriamo. Può capitare la partita storta. Allora, per vincere una partita bisogna essere più forti di se stessi, nel senso bisogna avere una formazione adeguata. Però io poi da osservatore esterno, per quanto possa valere poi la mia opinione,
Ma un campione come il nostro capitano, ma deve giocare solamente in emergenza, quando non funziona più niente? Vabbè, proviamo la carta Totti. Ma a mio avviso non era la partita ideale per mettere il capitano prima, cioè dall'inizio della partita. Un campione illuminante, un faro, punto di riferimento, l'abbiamo visto, due passaggi, quasi due gol, insomma. Allora, diciamo tanto che cerchiamo un uomo a centrocampo per dare manovra alla squadra, un uomo che possa dare un tocco di fantasia, ma ce l'abbiamo, lo teniamo in panchina. Oh, lo scorso anno, grazie al capitano, siamo arrivati in Coppa dei Campioni con le ultime partite. I miracoli svolti dal capitano nelle ultime partite sono stati eclatanti. Non vorrei che anche quest'anno ci dobbiamo affidare all'asso nella manica, alla carta della disperazione nel ricercare il capitano. Ecco, questo secondo me è l'aspetto che si vede dal di fuori, no? Dal di fuori chi guarda, perché poi chi guarda si pensa sempre che chi guarda da fuori fa discorsi dal bar, da discorsi che di persone che non pensano. Ma se io guardo delle cose, se guardo una partita di calcio, mi farò un'idea. E quindi è quello che naturalmente le persone da fuori guardando si pongono queste domande. Stessa parallelamente discorso che riguarda la sponda bianco-celeste. Non si riesce a capire perché questa squadra alterna momenti positivi a momenti negativi, problemi di formazione, di concentrazione, ecco, sicuramente lì è un problema di organico, perché con un organico leggermente migliore, però non c'è dubbio che fino a questo momento però anche la sponda biancoceleste ha fatto un buon campionato, criticabile finché vuoi, certo, come nel ballo. Ieri, per esempio, e mi ricollego al ballo, è un gruppo di ballerini di un club che si stanno comportando bene, primo anno al Gran Premio del Lazio in maniera continuativa, sono usciti, perché poi ci siamo amici, ci conosciamo, sì, ci siamo divertiti, però un po' di amaro in bocca perché ci siamo piazzati terzi, guardate, nei primi tre si è grandi. Certo, poi a tutti fa piacere vincere, e anche alla sponda laziale farebbe piacere vincere, anche ai romanisti, ma poi i posti sono quelli. Abbiamo la grande padrona del campionato di calcio che è imbattibile perché è una corazzata, e allora bisogna trovare delle soluzioni tecniche, delle soluzioni oltre che tecniche anche a livello di gestione manageriale della squadra stessa, per far fronte a questo strapotere bianconero. Ora, mentre a Torino, ve ne ho parlato molto, che io per tanti anni sono stato a Torino, avendo i nonni a Torino, tutti emigrati, Fiat e quant'altro, nei famosi anni del boom economico 60, quindi io Torino è come se Roma per me, però non tifo Juventus, sempre simpatizzante per il Torino, chissà perché. A questo punto a Torino funziona tutto un po' meglio della capitale, perché la città è più piccola, perché è stata già capitale d'Italia, perché è capitale industriale e quant'altro. A Torino ci si riesce a mettere d'accordo per creare uno stadio. A Roma ancora stiamo parlando eventualmente di costruire uno stadio, parliamo di cubature, parliamo di torri, parliamo di location, parliamo di problemi che c'è il Tevere vicino, parliamo della metropolitana, se ci deve arrivare la linea di Ostia o la linea B. Ecco, siamo, perché si sa che Roma è così. A Torino se deve fare lo stadio si fa, si devono fare le Olimpiadi si fanno, si deve fare la diga sul Po con le fontane la si fa, si deve fare la metropolitana senza guidatore si fa. Qui a Roma non riusciamo nemmeno a collegare una linea tranviaria. Ora, anche l'aspetto diciamo logistico, l'aspetto diciamo come possiamo dire politico, perché poi subentra anche poi la politica in tutto questo, diventa un freno anche allo sport. Collegandomi al ballo, noi non abbiamo un palazzetto dello sport. Sento dire bisogna restaurare il Flaminio, bisogna restaurare quello. Abbiamo svolto una piccola, diciamo, rassegna attraverso i siti, attraverso
quanto riguarda alcune informazioni sullo sport a Roma, e ci sono delle strutture che abbiamo visto in piena decadenza, che non sono ottimali e che stanno veramente diventando delle cattedrali nel deserto. Allora, domanda: perché non si, la domanda da semplice cittadino, da chi guarda da fuori, ma perché in queste strutture, una di queste strutture, si pensano a tutti gli sport, anche quelli meno praticati o praticati solamente da poche persone, piuttosto che pensare a un palazzetto del ballo dove ancora ci sono migliaia di persone? Basti pensare che domenica, ieri, c'erano 3 gare di ballo, la nostra e altre gare, per quelle conosciute, che ci sono state nei calendari. Allora, perché non creare una struttura dove si possa praticare il ballo sportivo? E in ogni puntata dobbiamo toccare purtroppo questo tema. Quindi sport che deve essere riportato nelle scuole, sport che deve essere riportato tra i giovani, cultura sportiva che purtroppo vediamo mancare. E il discorso si fa ampio e lungo e lo affrontiamo nella prossima puntata, perché sono le ore 22:50, dobbiamo chiudere qui la trasmissione. Clic sulla nostra pagina, sul nostro banner, vediamo se ce ne sono che hanno messo il mi piace. Allora, la coppia di ballerini Mariano e Giovanna hanno cliccato ai like, quindi meritano il saluto. L'amico Fiorello Lupu di Rocca Priora ha messo mi piace, quindi salutoni a te, salutoni a tutti. Ci risentiamo, cari radioascoltatori, a metà settimana con un supplemento del Ballo e Radio sull'emittente Ballerina One. Io vi ringrazio dell'attenzione, spero che il programma sia stato interessante sotto il profilo degli argomenti trattati e che quanto esposto da parte mia vi possa portare alla riflessione, se non alla riflessione, a dire: ma chissà, forse magari, portarvi, come voglio dire, in spirito critico, perché la critica, se costruttiva, aiuta a migliorare. Guardate, ve lo giuro, le mie critiche sono costruttive, non sono critiche denigratorie per denigrare questo o quello. È una critica che vi viene svolta da qualcuno che ha grande passione per il ballo e per lo sport, che quello che sta svolgendo a livello televisivo e radiofonicamente da 20 anni lo fa per pura passione, perché ama questo settore del ballo, e per altri motivi che vi ho spiegato più volte, che questa sera non mi va di esporre ancora nella trasmissione radiofonica. E quindi da questa nostra missione crediamo che attraverso questi commenti, queste analisi così personali, possano aiutarvi in qualche modo a porvi in spirito critico su quello che, a nostro avviso, così crediamo sia da cambiare nel mondo del ballo, nell'interesse di tutti. Ultimo inciso: quando noi vi diciamo, amici maestri, avete 2 balli nuovi da insegnare ai vostri allievi nelle gare, eppure ci sono persone e coppie che ancora ieri si sono iscritte nel liscio unificato. Noi le abbiamo iscritte, per carità. Però, cari amici, colleghi maestri, avete 2 balli da insegnare ai vostri allievi: il valzer brillante da gara e il foxtrot da gara, preso dal ballo da sala, inserito, che noi abbiamo inserito nel liscio. Se voi riuscite a capire, a comprendere che avete 2 balli da insegnare in lezioni private, in collettivi, come volete voi, e quindi potete lavorare, dovreste ringraziare noi e dire: ma questi qui del Ballo e Radio, questi qui ci stanno dando modo di lavorare con la somblera, col valzer brillante, col foxtrot. Io credo che chi è lungimirante dovrebbe aprirsi a questa innovazione. Non la facciamo per criticare, la facciamo per dare lavoro ai maestri di ballo, darvi la possibilità di avere altri 2 balli da insegnare. E non solo, ai ballerini che imparano questi balli li possono poi ballare alle feste di piazza, in balera, avere altri 2 balli nuovi per divertirsi alla grande, che, guardate, sono molto praticati: il classico valzer, che si balla nel centro Italia, nelle balere e nelle feste, e il foxtrot a parimenti, uguale. Quindi giovamento per i fruitori, per i ballerini, che poi diventano competitori,
E per i maestri che hanno lavoro, diamo nuova linfa per lavorare. E vabbè, chi è lungimirante ne potrà prendere giovamento, chi no, pazienza, intanto piano piano le cose cambieranno. Grazie per l'attenzione, appuntamento settimana prossima su Stappa Radio, altrimenti seguiteci sul gruppo pubblico Amici di Musicando su Facebook. Buonanotte a tutti e alla prossima occasione. Ma che, già è finito un'ora? Che peccato. Questa radio è come la macchina del tempo. Sono tornato indietro di almeno 30 anni. Non ti preoccupare, una settimana passa in fretta. Torneremo in diretta lunedì prossimo alla stessa ora, sempre qui da Stappa Radio. Si torna al passato, ma si trasmette al presente. Aspetta, fammi mettere la cassetta della sigla. Alla prossima! Abbiamo trasmesso Cantando, ballando e musicando, il ballo in radio. Ha condotto in studio Tony Mantineo. Tecnico del suono Maurizio Artesani. Per contattare la redazione di Musicando il Ballo in TV, invia posta elettronica a cosediballo@libero.it. Questa è Radio Staff. Si torna al passato. Che si sappia in giro. Ehi, non ci lasciare.